Buonasera amici della musica non si ferma, benvenuti a questa ennesima puntata e buon primo maggio innanzitutto, festa dei lavoratori che finora feste ne hanno fatte poche. Questa sera avrò il piacere di ospitare due band che stimo e rispetto tantissimo, una appartenente a un filone, a un genere storico. È un'altra formata relativamente da poco, ma che ha tanto talento, ma fra poco ne parleremo. Prima di tutto vorrei parlare con Doc. Doc. Ciao Doc, come stai? Io vorrei fare un appello, anche io. Fallo questo Riaprite i appello, Doc. parrucchieri, sembro Mirko dei Beehive. Non si può, non si può. Fatti Guardate giù. qua. Basta. Oh, vabbè. Potremmo fare, visto il successo che hanno le cover delle sigle dei cartoni animati, potremmo fare tipo Baby, I love No, you, no. I Quella non te la want you faccio, non la again. sopporto, non ce la Dai, faccio. facciamola, dai. Va bene, no, mi devi sempre tarpare le ali. Ora, ragazzi, prima di iniziare, vi ricordo, domani abbiamo una giornata pienissima. Dalle 3 in poi live avremo Mike Terrana ospite, gli Stone Jesus con Igor Sidorenko, avremo addetti alla musica, avremo due concerti dal vivo. Per piacere, domani tenetevi una mezza giornata libera. So che avete un sacco di impegni, ma sintonizzatevi sulla musica, non si ferma. Vi prego. Doc, vuoi dire qualcosa? Qualcosa. Detto benissimo. questo, Allora, mi levo dalle balle vai e via e ciao. tirami Buona dentro i serata a Circolo tutti. Witches e i Bastardi. Buonasera, buonasera Buonasera. Buonasera. Ciao. e buonasera. Ciao, buonasera. Tante Oh, che bello, quante barbe vedo ragazze. oggi. Ne parlavamo prima nel backstage, che io sono quello più sbarbello di tutti. Ragazzi, innanzitutto vi ringrazio per essere qui, è un piacere vedervi, è un piacere vedere il mio amico Andrea finalmente sui social, ce l'ho fatta ragazzi, avevo scommesso, in realtà l'avevo puntata su qualche cosa di proprio soldi grossi, cioè prenderò più dei 600 euro del bonus che non mi sono ancora arrivati, cioè questa cosa di far comparire Andrea sui social. Bene, detto questo, smetto per un attimo, ma solo per un attimo, di cazzeggiare. Bevo la vostra salute, tanto per iniziare. Ah, che bellezza, bella fresca. E vorrei salutare e ringraziare Mario e partire da lui, se non vi dispiace, per parlare un po' di quello che è un progetto che ormai è consolidato da tantissimi anni, che è quello dei Circolo Witches. Perché ho avuto l'onore di essere presente a un vostro live all'Agglutination un paio di anni fa, se non erro. Eh sì. Ho avuto l'onore di essere vostro spettatore, seppur un attimo distratto, e anche di scambiare una chiacchiera con te in tempi non sospetti. Non pensavamo che Mi ricordo. sarebbe successo tutto questo. So che il progetto, oltre ad avere una lunga storia, una lunga carriera, aveva all'inizio delle altre sonorità. È vero, Mario, vuoi raccontarci un po' l'evoluzione di questo progetto Sì. in poche righe? Poche righe, me le conti. Allora, beh, No, scherzo, scherzo. parto facendo subito una correzione. Smettiamola col chiamarlo progetto, perché il progetto è una cosa che mi fa salire proprio l'orticario. Il progetto mi sa di precarietà, mi sa, sai, quelle band da noi diciamo appezzottate, cioè che prendono un pezzo da una parte, un elemento da un altro, e lo mettono insieme per fare una cosa temporanea che poi muore nel giro di un album. E i Circolo Witches esistono dal 2004, quindi sono 16 anni, e la posso chiamare band, la posso chiamare un pezzo di me, senza poi esagerare, insomma. Da quando abbiamo iniziato, noi eravamo una band stoner sostanzialmente, stoner rock, avevamo un tiro diciamo molto più scanzonato, un'immagine. Noi puntavamo, ecco, a divertire e a divertirci. Poi a un certo punto abbiamo deciso di iniziare a suonare e abbiamo cambiato
seguendo anche un po' quella che era la nostra inclinazione, i gusti musicali, abbiamo cambiato anche un po' il genere, poi si ascolti appunto, siamo arrivati più ad essere una band heavy metal. All'inizio avevamo sempre queste influenze un po' sparse, insomma, ma sempre solitamente ancorate agli anni 70, agli anni 80 dell'hard and heavy. E adesso diciamo che appunto ci siamo spostati un po' più sul fronte heavy che sul fronte hard. Però appunto la cosa che mi piace dire e pensare è che all'inizio siamo partiti, o per meglio dire sono partito, perché ormai sono anche rimasto l'unico membro originale, oltre che fondatore, della band. E siamo partiti comunque con l'idea di suonare qualcosa che sapesse di anni 70 e che si facesse principalmente a Black Sabbath e Judas Priest. Poi insomma ci siamo lasciati un po' prendere la mano, e una cosa che è rimasta un po' dall'inizio e che poi ci catapulta nell'ambito anche del metal e fare più casino possibile durante i live, sia per come insomma stiamo sul palco, sia proprio vabbè per quanto riguarda i volumi. Anche se questo principio noi l'abbiamo appunto in tanti anni, abbiamo anche sperimentato e siamo arrivati all'anno scorso che ci siamo detti: ma perché non facciamo un cazzo di live acustico? Ed è stata una sfida, e devo dire che ci siamo divertiti anche in quell'occasione. È stata una bella un bel esperimento che magari potremmo anche ripetere, però appunto il nocciolo del nostro gruppo è proprio questo, cioè volumi alti, abbastanza, diciamo, velocità abbastanza serrate e picchiare duro in faccia sul palco. Bene, bene. Io ci tenevo a dire che non volevo assolutamente insultarti dicendo progetto, perché no, vabbè, magari se uno pensa a un progetto pensa al Ponte di Genova, in realtà io penso che anche il Colosseo all'inizio era un progetto, quindi è sempre relativo al concetto. Comunque, massima stima di quella che sia il percorso dei Circle of Witches, ma anche della tua voglia di assolutamente non risparmiarti, perché so che sei attivo come musicista in vari ambiti e non sei una persona che fa limitazioni di genere, questo ti fa assolutamente onore. Ti fa assolutamente onore. Salterei di palo in frasca e passerei alle sponde Southern. Andiamo un po' più giù rispetto a quella che è la base operativa di La Musica Non Si Ferma. Arriviamo fino ai bastardi, nella figura di Andrea e Fabio. Fabio, so che tu sei il padre fondatore di questo progetto, ossia il progetto nasce da una costola di un tuo gruppo, di una tua idea musicale, è vero? Ci vuoi raccontare un po' il percorso dei bastardi? Sì. Allora, nel 2016 provo a fare un gruppo Southern Metal con dei ragazzi molto giovani, Bastard Outlaw. Però dopo un annetto questi ragazzi, insomma, hanno lasciato per vari motivi e io ho voluto continuare. Andrea era già entrato nel gruppo, abbiamo trovato batterista amico di una vita, Simone, che sono pure nei Bad Trip, un altro gruppo mio, e Gigi, che è stato il primo chitarrista. E abbiamo cambiato anche il nome del gruppo in Bastardi, sia in onore di Andrea, che se lo merita, e sia perché cantando in italiano ci sembrava più idoneo. Nel 2017 più o meno partiamo come Bastardi, facciamo il primo EP, e poi Gigi, per motivi di personali, di lavoro, ha dovuto lasciare, ed è entrato Gianluca. Contentissimo di Gianluca, che per noi è un maestro, un pratico. Come dicevamo prima, il gruppo, la band, è giovane, ma i componenti, per chi non lo sapesse, sono persone che hanno una certa esperienza. Praticamente Andrea, Fabio, Gianluca hanno portato avanti dei progetti
che in Calabria sono stati antesignani del genere metal. Parliamo di gruppi come i Glacial Fear, ad esempio, quindi non si parla assolutamente di novellini. Andrea, vuoi raccontarci un po' quelle che sono le esperienze e le maestranze che sono state messe in campo in questo? So che non ti piace parlare tanto, non sei una persona molto molto loquace. No. Quel poco che dici lo dici sempre per bastonarci. Ma non è vera questa cosa. No, non è affatto così. Comunque, no, più che altro, se voi parlate della storia di ogni singolo individuo che sono nella band, di quello che ha fatto, cioè siamo tutte persone che abbiamo iniziato a suonare da ragazzini, più o meno. Ognuno di noi ha varie esperienze musicali sulle spalle. Io ho un altro gruppo che sono i Brewers. In passato ho suonato anche in altri gruppi, sia nel periodo universitario a Cosenza che prima ancora a Catanzaro, quando ancora avevo 18 anni, 17 anni. Quindi diciamo che sono circa 20 anni che suono. Hanno più, hanno meno. Qualcuno me lo sono tolto in realtà. Non si chiede l'età di una signora, quindi non lo farò. abbiamo membri, insomma, anche dei Bretus di altre band assolutamente che hanno detto qualcosa nell'ambito musicale, sì. Almeno per quelle che sono i miei gusti. Ambito musicale parlo italiano, per non dire qualcosina in più. Un minimo di esperienza c'è. Mario, io so che avete cambiato, l'hai anche detto prima, la lineup diverse volte, anzi più che diverse volte, fondamentalmente la lineup è cambiata totalmente rispetto a quella originale. Prima di parlare del vostro ultimo lavoro, ho letto nell'EPK che mi hai mandato che ha avuto anche delle collaborazioni importanti. Secondo te, parlo proprio come uomo, nella tua esperienza da appassionato di musica innanzitutto, ma anche di musicista, questa cosa dei cambi di line-up è un qualcosa necessario a una band per poter trovare la sua forma finale, un qualcosa che serve per poter capire qual è la propria dimensione, è un fenomeno italiano, è un fenomeno internazionale, come la vedi? Nella tua opinione questa cosa per cui passiamo tutti praticamente, quindi già ti stai dando la risposta. Più che una cosa necessaria per trovare la propria forma, il giusto livello musicale eccetera, è una cosa necessaria, perché è così che vanno le cose in Italia. E purtroppo devo dire anche all'estero, sto vedendo in Italia parlare di lavoro con la musica e con la musica metal in particolare è una follia, è veramente una follia. Siamo completamente svalutati e trattati come dei quattro straccioni che insomma si divertono, vogliono fare i cazzoni sul palco e non vogliono sostanzialmente lavorare, quando poi l'impegno che insomma le band, tu per primo insomma lo sai bene che ci mettiamo, è enorme, sia a livello di tempo che a livello economico, a livello di affetti, a livello di impegni che non abbiamo più poi quando dobbiamo pensare alla musica. E quindi a volte, ecco, per trovare la giusta sintonia e lo stesso impegno da parte di tutte le altre persone è necessario cambiare. Ti faccio il mio esempio. Io gli ultimi membri che ho dovuto cambiare nella band, già ad esempio a partire dalla registrazione di quest'album, che è avvenuta nel 2006, all'inizio del 2016, ebbene da allora ho cambiato bassista e chitarrista per 3-4 volte, cioè ho avuto 3 bassisti fino ad arrivare a quello di adesso e 4 chitarristi fino all'attuale, che tra l'altro poverino è stato sfortunato perché era molto, cioè è molto motivato,
ha imparato i pezzi in 2 settimane, perché poi avevamo dei live, dovevamo partire in tour adesso praticamente fra marzo e aprile, e... e però insomma siamo rimasti a casa. Con ecco, questi ultimi cambi, quello che ho notato è che giustamente a un certo punto arrivi al momento in cui devi decidere se suonare e se essere sempre disponibile per la musica, oppure dedicarti al lavoro, dedicarti a qualche altra cosa che è più stabile, ti dà una possibilità di programmare seriamente, non di settimana in settimana, ma anche di anno in anno. E questo, certo, a volte con un gruppo lo puoi fare, sì, con le uscite discografiche, pensando magari al prossimo video che devi fare, quando puoi metterti a fare insomma una tournée eccetera, però è una programmazione veramente molto relativa, perché è vero che tu prenoti, fai tutto quanto eccetera, però sei sempre sottoposto al discorso c'hai soldi o non c'hai soldi per partire. E io ad esempio ho trovato una formula più o meno di lavori flessibili, diciamo 3-4 lavori, gli orari li decido io, posso chiamarmi anche libero professionista da questo punto di vista. Però appunto questo puzzle diventa difficile da comporre quando si tratta di inserire poi un'attività musicale che è abbastanza importante. Dicevi bene prima, io non mi fermo molto ai generi, ma sondo tante cose, anche come dal punto di vista lavorativo. Ho cercato di scegliere, oltre a Circolo Witches, che sono proprio la parte finale dei miei investimenti, ho cercato di scegliere delle band dove potessi raggranellare qualche cosa di soldi, insomma, almeno per arrotondare. E, tant'è che insomma sono in un gruppo di musica popolare, abbiamo fatto feste di piazza, serate a tema eccetera, cose sui Briganti che poi tra l'altro sono molto divertenti, molto belle, e poi una tribute band dei Doors, proprio perché sono le cose che più facilmente riesci a proporre nei locali, anche quelli dove la musica magari non verrebbe la musica live, almeno non verrebbe proposta in altre cose. E questo anche gli altri ragazzi che suonano con me, bene o male, sono sulla stessa lunghezza d'onde loro, anche più di me per certi versi, perché sono tutte e tre laureati al conservatorio, hanno intrapreso proprio anche un percorso di studi legato alla musica, e per la serie, male che vada, potranno insegnare musica, avranno i titoli per farlo, eccetera. E attualmente anche loro suonano, lavorano e poi chiaramente fanno parte dei Circle of Witches. Il problema è sempre questo, riuscire a trovare tutti lo stesso passo, la stessa velocità. È un concetto... Prego, 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 finisci. No, dicevo, il discorso della tecnica, saper suonare... è importante, però a volte ci si adatta anche, nel senso che se non c'è, per dire, il chitarrista che fa gli assoli in shred, allora tu quella parte là non la scrivi. Dipende da tanti fattori, insomma. Ti devo dire che in passato ho diciamo sostituito delle persone, in particolare il primo batterista, perché avemmo proprio dei problemi in sede di registrazione all'epoca, e ti parlo di 16 anni fa, anzi 15, capì già una cosa, e cioè che la musica è bella, ci fa trascorrere dei momenti molto importanti, ma suonare con le persone è una cosa che deve anche prescindere dall'amicizia, e cioè se noi vogliamo intraprendere un percorso serio, l'amicizia può essere una base, ma i rapporti non devono essere amichevoli. E cioè, se io devo farti una cazziata, se io devo ricevere una cazziata, se magari mi lascio troppo andare, se faccio qualcosa di controproducente per la band, si deve un attimo mettere fra parentesi l'amicizia e si deve trattare come se fosse un rapporto di lavoro. Chiaramente questo prescindendo dallo stipendio che non c'è. Però certo, bisogna avere un rapporto chiaro, e bisogna soprattutto poi rispettare l'impegno degli altri. E cioè, per dire, tutti abbiamo la ragazza, tutti abbiamo altri impegni al di fuori della band, però se decidiamo che le prove si fanno in un certo giorno, a un certo orario,
per rispetto di quello che stiamo facendo tutti insieme, di quello che vogliamo fare tutti insieme, che deve essere sempre più grande, e allora ci dobbiamo impegnare, dobbiamo insomma trattare questa situazione appunto come se fosse un rapporto di lavoro. Poi chiaramente non ci sono quelle cose stringenti, nessuno sta con la pistola puntata alla tempia, però trovare i membri giusti da questo punto di vista è molto complesso, lo sai bene appunto. Certo, certo. Allora, intanto ti ringrazio per questa ricca disquisizione su questo argomento che è molto. Io sono un chiacchierone, ti avverto. No, beh, non, qua siamo qui per parlare. Se avessimo voluto fare musica o altro, insomma, l'avremmo già cominciato a fare. Però mi dà uno spunto, no, per parlare un po' con i due bastardi, che ovviamente dico bastardi perché fanno parte di una band che si chiama Bastardi, proprio di questa cosa, musica e lavoro. Allora, la musica in Italia probabilmente non è riconosciuta come un lavoro. Voi come coniugate musica e lavoro? Come gestite i vostri rapporti nei vostri progetti e in particolar modo nel progetto dei Bastardi? Beh, per noi la musica è solo passione. Lo facciamo nel tempo libero e non ci aspettiamo. Capisco bene la... Quindi fondamentalmente quante volte vi vedete... in una settimana, in un mese, è riuscita a dare continuità a questa passione? Allora, proviamo. In teoria, noi ogni martedì proviamo. E in pratica poi dipende se succede qualcosa, può slittare. Però no, noi in teoria abbiamo pure noi un appuntamento fisso. Chi va al lavoro e c'è il lavoro da 8 ore al giorno, comunque si organizza affinché se c'è da fare la prova, c'è da fare la serata, ci si rende disponibili comunque. Non abbiamo, almeno io parlo per me, io non ho l'obiettivo di farlo per vivere. È una cosa che faccio perché mi piace, l'ho sempre fatta, continuerò a farla. Ciò non toglie che lo faccio quando mi metto a fare un progetto con qualcuno o una band, io di solito do il massimo e cerco di essere professionale come lo sono al lavoro di base. Quindi se c'ho da fare una cosa per la band, mi organizzo e la faccio in funzione di quello. Certo. Mi devo rendere reperibile, sono reperibile. È chiaro che devo coniugare quello che faccio di giorno come lavoro con le prove, il gruppo ed eventuali serate. Giusto. Ci sta. È una questione di organizzazione poi. È chiaro che non, il mio obiettivo non è per farlo per vivere, ma se trovo lo stronzo che mi dà un pacco di soldi per fare questo nella vita, vaffanculo alle barche e mi metto a fare questo. Questo è chiaro. Però non lo faccio come obiettivo di vita, lo faccio perché è una parte importante della mia vita che devo portare avanti, tutto qua. Certo. Questa è la mia visione. Poi magari mattina mi passa la sbronza e dico un'altra cacata riguardo. Andrea, ti voglio troppo bene, guarda, mi piace questo tuo approccio scanzonato, ma so benissimo che sei una persona totalmente quadrata sulle tue cose, quindi il fegato non si ferma, dice Doc. Io sono una persona piena di spirito. E in questo momento soprattutto. No, guarda, sei disinfettato, in realtà, quindi sì. Non hai problemi col Covid. No, a proposito, mi avete ricordato che devo fare una cosa importante, che mia mamma ci tiene, che questa è l'ora dei wiki. Prego, facci pure, come dice il buon Fantozzi. E chi siamo noi per ostacolare la tradizione? No, ma è fondamentale, sennò poi deperisco, mi ammalo, non va bene per niente. E poi muoio, come si suol dire. Guarda, in realtà questa è una, secondo me non potevo fare un assembramento, no, se mi sente Conte che ho fatto un assembramento sono morto,
non potevo fare un assemblamento migliore, perché abbiamo... Tanto c'è la Santelli che ti protegge ormai. Abbiamo due lati della stessa medaglia, due facce della stessa medaglia, perché da un lato abbiamo chi effettivamente ha una passione che coltiva con prettamente in un ambito amicale e lo fa con talento, con risultati, a mio avviso ovviamente, io non sono nessuno per poter dire questa cosa funziona, questa cosa no, però sinceramente il fatto che siate qui è perché per quanto riguarda tutto lo staff della musica non si ferma, tutte le band che sono passate qua, tutti gli artisti che sono passati qua, sono passati qui non solo perché ci hanno chiesto di esserci, anzi nel vostro caso siamo stati noi a invitarvi, ma perché assolutamente ci teniamo a portare avanti persone che comunque hanno condividono con noi dei valori. Nel caso dei Bastardi, ci piace il vostro essere una famiglia, il vostro portare questa passione con carattere e questo coltivarla così. Dal punto di vista dei Circle Witches, noi abbiamo potuto vedere come l'impegno, il sacrificio nel corso di tantissimi anni di gavetta hanno potuto portare dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti, perché abbiamo dei tour europei, diversi tour europei, forse l'ultima data che ho visto facevate, ma io sono sempre distratto dai social, mille cose, se non sbaglio un grosso festival a Malta, Mario. Sì. Oltre il progetto ovviamente che avevate di fare il tour proprio adesso, causa Covid rinviato, ecco. Non me lo ricordare. Guarda, rinviato, è bella questa prospettiva ottimistica di rinviare le cose, ammesso che tipo fra di qui a un anno avremo ancora la possibilità di rifare queste di fare questo giro, insomma, staremo a vedere, quello diciamo, quello è un po' la sfida che abbiamo tutte noi band, insomma, perché per i gruppi grossi là sì, si può parlare di rinvii tranquillamente, perché tutti vogliono rivedere al più presto i Judas Priest, i Maiden, i Metallica e quant'altro. Chissà se tutti fra un anno vorranno rivedere i Circle of Witches, oppure accetteranno, insomma, di riorganizzare tutta la situazione. Noi sicuramente non restiamo fermi, ecco. Infatti in questo periodo... Permettimi se ti voglio fare una domanda più specifica, visto e considerato che si parla comunque di un gruppo di persone dove la programmazione diventa un fattore determinante per poter riuscire a ottenere dei risultati. Personalmente mi sono reso conto di quanto sia difficile organizzare dei tour, che siano in Italia o all'estero, perché si parla di muoversi sei mesi prima per sei mesi più avanti, quindi insomma... Una cosa tra l'altro io odio programmare con così tanto anticipo, però... Ma anche perché effettivamente, come dicevi tu prima, non sempre si riesce a ricavare uno spazio nella propria attività lavorativa, che purtroppo diventa primaria per il campare, perché purtroppo abbiamo questo problema che la musica non è retribuita come si deve rispetto a quello che effettivamente sia la qualità messa in campo che l'impegno che profondiamo nel portare avanti il progetto. Ecco, certo. Volevo chiederti, anche io sono un chiacchierone, a differenza di Andrea, per esempio, volevo chiederti, secondo te in questo momento che importanza ha per un progetto che ha desiderio di emergere oppure di continuare a restare a galla a determinati livelli, utilizzare strumenti come i social network, i social media, per poter tenere alta l'attenzione? In che modo, se reputi che questo sia importante, lo state facendo in questo momento? Guarda, al di là della quarantena, già normalmente oggi, devo dire purtroppo, o per fortuna, non lo so, sarei più per il purtroppo,
non si può prescindere dai social, nel senso che tu puoi essere la band più innovativa, più figa, migliore del mondo, ma se non hai modo di arrivare al pubblico, suona in sala prove, semplice. Se ti piace suonare in sala prove va bene, se vuoi andare un po' in giro ti devi far conoscere, e il problema sta proprio nel fatto che siamo migliaia e migliaia di band, bene o male tutte valide, va? E il pubblico è sempre quello, grosso modo, anzi devo dire che io credo che addirittura si sta un po' restringendo, almeno per quanto riguarda, vabbè, l'Italia. I social ti danno la possibilità di aprirti al mondo, il che significa ti possono ascoltare anche in Indonesia, ma come ascoltano te entrano in contatto con le altre migliaia, centinaia di migliaia di band che insomma meritano anche loro di essere ascoltati, per cui riuscire a ottimizzare quelle che sono le tue risorse sui social, creare anche una fan base abbastanza radicata che ti possa magari seguire quando vai a suonare dal vivo, o che anche banalmente possa ricondividere dei tuoi link e quindi movimentare la tua pagina Facebook, che Instagram e quant'altro, è importante. Adesso che insomma i live sono fermi, ecco una cosa ad esempio che non stiamo facendo, perché è veramente un po' deprimente per quanto mi riguarda, e sono i live ognuno a casa sua in streaming. È veramente una cosa che io non sopporto, è bello, e ne sto guardando anche alcuni ogni tanto, anche le registrazioni che stanno facendo tantissimi ragazzi, eccetera. Però è più forte di me, cioè, io odio anche stare in sala prove, odio lo studio di registrazione, è una cosa che io non sopporto, suonare da solo, suonare, stare lì, ci guardiamo in faccia, sì, è bello, è divertente, però a me piace il pubblico, a me piace quella sensazione di contatto e sudore che abbiamo durante le serate, le pacche sulle spalle, o anche quelle guardate dall'alto in basso per dire ma questi dove cazzo si avviano, dove vanno, che vogliono fare? E poi quando siamo sul palco che si ricrea tutta quella magia, no, è una cosa che mi manca troppo, e suonare a casa è veramente, se è una limitazione, diverrebbe, certo, quello che è realmente, cioè tu fai promozione ed è una cosa che un gruppo deve fare, soprattutto insomma ai nostri livelli, non avendo dei grossi uffici stampa, non avendo altre persone che lo fanno per te, tu devi essere oltre che musicista, oltre che paroliere, devi essere anche un social media manager, devi sapere come cazzo si fa una merda di sito, come si ottimizza, e devi fare tante altre cose, e ti ripeto, da un lato meno male che si può fare, perché in questo momento sennò sarebbe stata proprio la morte definitiva, perché tu immagina senza avere la possibilità di farti un attimo conoscere, oppure di strappare qualche fan in più. In questo momento noi saremmo stati fermi in maniera più assoluta, non dico senza stimoli, ma quantomeno senza la possibilità di appunto tenere viva proprio l'attenzione per quello che si può fare. Dall'altro lato i social hanno incasinato tantissime cose, anche perché poi diventiamo sempre in quelle dinamiche, per cui se puoi investire più soldi nelle sponsorizzazioni, in qualsiasi altra cosa, sei più visibile, quindi esisti. Il problema purtroppo è questo, e negarlo significa nascondersi dietro un dito, perché purtroppo l'arte, tra molte virgolette, passa inevitabilmente attraverso i mezzi di comunicazione. Era vero negli anni 50, negli anni 60, Elvis o i Beatles sono stati un fenomeno in parte anche costruito da parte dei loro discografici, e se non ci fossero stati i giornali o le radio, avrebbero continuato a suonare anche loro nella loro città, insomma, d'origine. Questo senza chiaramente paragonarci né a Elvis né ai Beatles. No, chiaramente. Capisco gli esempi didattici e sono anche abbastanza calzanti. Andrea e Fabio. Andrea, intanto salute.
Cheers. Salute, salute. Cioè, non bere da solo. Chi non beve in compagnia è un ladro o è una spia, voglio dire. Tu che cazzo ne sai che faccio per lavoro in quelle 8 ore? Io? Ladro per 8 ore ci vogliono i coglioni, però, veramente coglioni. Sei un drago, comunque sei un drago, fatelo dire. Tanto leggo tantissimi messaggi di affetto nei vostri confronti. Vabbè, da Fabio, cioè su Fabio non ci avrei giurato, me lo sarei aspettato, insomma, che un sacco di gente gli vuole bene. Tutti i messaggi che ti stanno arrivando mi riempiono di interrogativi. Le chiedo a Fabio se si rispecchia in Aaron the Kaufman del Gas Monkey Garage. Antonio c'ha questa fissa proprio. Sì, glielo sto chiedendo, però penso che ti risponderà: ma che cazzo vuoi? No, in realtà mi sta simpatico. Poi io ho la passione dei motori, il mio padre era meccanico, faceva le gare, quindi insomma, qualche modo. Grandi. Io volevo, avevo giusto un paio di curiosità sul conto dei bastardi che volevo togliermi, sì, al di là di tutto. Innanzitutto volevo chiedervi un poco la genesi del vostro EP, del vostro ultimo EP, Outlaws, che è uscito a marzo, quindi da pochissimo. Questo in primis magari lo posso chiedere ad Andrea. Mentre a Fabio poi volevo chiedere invece una scelta più artistica, il motivo di una scelta più artistica, che è quella di utilizzare testi e cantato in italiano, che è comunque una scelta sempre molto è utilizzata, per carità, in Italia ci sono tantissime band che abbiamo anche intervistato qui che cantano in italiano diversi generi, dallo stoner al metal, però è sempre una scelta, insomma, molto forte. Quindi avevo questa curiosità. Fabio, come mai hai deciso di farla in italiano? Io in realtà ho sempre cantato in italiano, per due motivi. Uno, non conosco l'inglese e non l'ho mai imparato. Ma soprattutto, io sono un amante delle parole pure. Tengo molto ai testi, mi piace leggere. Quindi io quando canto il testo lo devo vivere. Solo cantando in italiano, nella mia lingua madre, mi riesco a esprimere bene la mia lingua, la devo usare per forza per poter esprimere. Ci sta, ci sta. Ci sta, è una cosa che comunque ti fa onore, perché chiaramente si tende a utilizzare principalmente l'inglese perché è più universale, è più diciamo, ti dà più possibilità. Però chiaramente questo non può prescindere da una padronanza della lingua fortissima, perché altrimenti si è limitati nel dizionario. Vedo che Mario annuisce, quindi probabilmente è d'accordo. Non perché io sia pienamente padrone della lingua inglese, anzi, figurati, però aiuterebbe questa cosa, insomma, di conoscere l'inglese. Sulla diffusione. No, sulla diffusione sicuro, guarda, ma io ti devo dire che... vabbè, io scrivo e canto in inglese per una questione di un po' di abitudine, perché io sono cresciuto ascoltando musica in inglese. E, dall'altro, io ho anche provato a cantare in italiano, in altre situazioni canto in italiano, ma nei Circle of Witches mi sembra di diventare un po' Piero Pelù. E cioè, le stesse parole tradotte, non lo so, l'ambito, l'enfasi che darei nel canto, mi sentirei un po' Piero Pelù, che come cantante mi piace pure, però non ce lo vedo proprio esattamente nei Circle Witches. Io poi vedo, ecco, tanti altri gruppi che, appunto, ecco, anche come i Bastardi cantano in italiano, e dico, vabbè, ma si può fare, ed è una cosa bella, figa da fare. Quando ci provo io, non lo so. E ripeto, non so se è più una questione di abitudine o è proprio perché con le parole in italiano, perché l'italiano a me risulta sempre inevitabilmente melodico, con tutte le finali in vocali, e quindi quella sensazione di ritmo non riesco a darla al meglio, come invece mi capita cantando in inglese, insomma, finali in consonanti è un po' più facile, insomma. Il vocalizzo ti parte di meno, anche se chiaramente Messiah Marcolin de Candlemas ci insegna che anche con una qualsiasi lingua, in particolare l'inglese,
si può essere melodiosi, vocalizzare e tutto quanto. Una cosa ad esempio che mi piace molto in questo periodo è che lo vedo molto nello spirito metal, è che si utilizza quella che è la propria radice culturale e la si esporta, la si fa conoscere agli altri. Questo all'inizio partiva ad esempio con i gruppi norvegesi. Io che sono un vecchio ascoltatore di black metal, ricordo il Burzum, gli Ulver che cantavano in norvegese, e io quando ascoltavo Natter Madrigals degli Ulver mi andavo a vedere le traduzioni, erano delle storie bellissime sui licantropi, le cose insomma folcloristiche della loro terra. Noi popoli mediterranei abbiamo una ricchezza, se non pari, anche superiore. Assolutamente. Tra tutta la mitologia, io poi sono un appassionato... E ti dico che questa sarà sicuramente una domanda che ti farò perché entri proprio sotto pelle a quella che è una mia curiosità sul vostro progetto dei Circle of Witches. Su questa cosa ti voglio mettere un attimo in stand by perché la voglio sviluppare per okay. bene. Ma prima vorrei chiedere ad Andrea. Andrea, come nasce Outlaws? Qual è la genesi e la gestazione di questo EP? E poi ci andiamo a sentire giusto un brano di... Vuoi la versione semplice o quella un pochettino più contorta? Guarda, la puoi fare contorta con tiramisù o semplice? Come garba a te, Andrea? Sei padrone? Niente, un giorno siamo andati allo studio e abbiamo registrato. a parte gli scherzi, dovevamo registrare un pezzo solo perché volevamo portare qualcosa a periodo di per fine anno. Con Fabio siamo andati allo studio dal buon Gianluca Molè e stavano praticamente registrando quattro pezzi. Grande Gianluca. E così ci siamo ritrovati a fare un EP. Alla fine anche il titolo stesso, Outlaw, è per richiamare la radice del gruppo da quale nascono i bastardi. Per questo Outlaw Bastard l'abbiamo ripreso. Fondamentalmente il disco è diviso in due parti. I primi due pezzi, che sono Your Name e Il Mio Talento, sono dei pezzi che con Fabio ci siamo portati dietro dal vecchio progetto. Mr. Day e Ghost of Myself sono dei pezzi nuovi composti con l'aiuto anche di Gianluca, quindi con la formazione attuale, fatti fondamentalmente. È tanta roba. Io ero lì che stavo ascoltando un po' l'EP sia prima ma anche giorni fa, quando ho deciso di voler assolutamente portarvi qui, perché penso meritiate assolutamente questo tipo di condivisione, perché lo reputo un progetto assolutamente valido sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dei contenuti. Quindi per me, che sono un ascoltatore, chiamiamomi medio, va, perché mi chiamo Evo, medio Evo, funziona anche bene, da ascoltatore medio sento un gran tiro in tutti questi brani. Sinceramente siete riusciti a dare continuità, tant'è vero che se non me l'aveste detto non avrei capito che c'è stata una dicotomia, un cambio di line-up in mezzo, perché li sento dritti come i treni. Io pregherei Doc a questo punto, visto che siamo... abbiamo fatto una lunga chiacchierata, di tirar dentro il primo dei brani, dei contributi audio che voglio mandare stasera, che è proprio uno dei brani dei Bastardi, uno che mi piace tanto, che si intitola Il Mio Talento. Dai, Doc! Anzi, prego, Doc! Solo uno, non ho morto.
questo era il mio talento dei bastardi. Vabbè, non dico niente, dico soltanto che mi avete spettinato e ripettinato. Mario, voglio tornare di nuovo a parlare dei Circle of Witches, proprio spostando il focus su una cosa che mi hai detto che è molto interessante, che fra l'altro è stata ripresa da tantissime band e progetti italiani, che è proprio quello di attingere alla nostra storia e anche al nostro folklore, ai nostri miti, alle nostre leggende. Oltre che richiamare poi delle figure che poi avete tirato dentro anche il vostro ultimo lavoro. Tutta questa opera di ricerca la ritengo un'opera molto, molto nobile, molto importante. Tu giustamente hai fatto notare che non siamo assolutamente stati i primi, che ci sono dei gruppi primali in ambito anche black che hanno già fatto questo, non è una novità assolutamente, però è sicuramente una cosa importantissima quella proprio di cantare determinate cose. Raccontami un po' quella che è la tua ricerca, quella che è la tua esperienza e come l'hai configurata all'interno dei tuoi progetti. Ma guarda, a me è sempre piaciuto da quando ero piccolo scrivere. E sono uno scrittore fallito, mancato, ma in particolare con questo progetto, come diciamo poc'anzi, con i Circle of Witches sono riuscito a dare sfogo un po' a quello che è il mio piacere di narrare le storie, narrare qualcosa che accade. E infatti, se leggi i testi che scrivo, non sono a flusso di coscienza, non sono un racconto che ha un inizio, uno svolgimento e poi bene o male una conclusione, è proprio una storia. E fin dall'inizio, insomma, di questo gruppo ho attinto materiale da un po' tutto quello che mi capitava a tiro, in particolare dalla storia, in particolare dall'antropologia, la filosofia, la religione o le religioni, e ho cercato di tradurlo, insomma, in chiave musicale. In particolare, vabbè, ad esempio, fra le prime canzoni che ho scritto per questa band c'era un testo molto simpatico che parlava di un'orda, di una sorta di armata delle tenebre che si riversava dalla costiera, la divina costa, che sarebbe la costiera amalfitana. Era un testo, diciamo, ambientato, tra virgolette, in quella zona, e parlava di questa, appunto, armata delle tenebre che veniva evocata da uno stregone perché doveva correre all'inferno e riprendere l'anima di questa persona. Ma a un certo punto questa armata delle tenebre, una volta che aveva compiuto il suo atto, la sua missione, veniva a trovarsi, insomma, a ribellarsi nei confronti di questo mago. Ma per dire, questa storia qui mi è venuta in mente da un racconto particolare che avevo sentito una volta da un amico che abitava nelle Marche, una cosa anche abbastanza lontana dalla Campania, ma l'ho calata nell'ambito locale, e in particolare questa armata delle tenebre in realtà non ha altro che non è che dei miei amici che facevano downhill. Il downhill è una disciplina di mountain bike estremo che serve per, praticamente, in cosa consiste? La gente che si lancia dalla cima delle montagne con la bicicletta e scende cercando di non uccidersi. E una volta, anche perché il nostro ex bassista praticava questo sport, una volta ho assistito ad una competizione e mi è venuta in mente questa immagine di questa calata proprio di centinaia, vabbè, là erano decine di persone, però immaginavo sta cosa di centinaia di persone che appunto dalle montagne della costiera amalfitana scendevano fino a mare e poi si gettavano nelle profondità della terra, cioè tutta una cosa così. E fino ad arrivare, ad esempio, invece, per quanto riguarda l'ultimo album, che è il terzo, dove sono stato un pochino più, come dire, più tra virgolette serio, e cioè ho avuto dei riferimenti storici più classici, come Spartacus, lo schiavo che si è ribellato contro Roma,
tra l'altro che una rivolta che è avvenuta proprio qui, ha avuto proprio teatro qui in Campania, oppure ho parlato di Giordano Bruno, di Anton LaVey, che chiaramente non è una figura italiana, tanto meno campana, ma fa parte comunque di un immaginario che mi solletica parecchio, insomma. Ho fatto riferimento ad esempio all'Inquisizione, che in Italia, ma soprattutto all'estero, ha portato tanti lutti per persone che venivano tacciate di essere delle streghe e degli adoratori del maligno, quando poi in realtà erano molto spesso semplicemente gente che sapeva fare i conti, sapeva fare uno più uno due, soprattutto donne. E tutta questa, diciamo, questi argomenti sono sempre stati una bella fonte di ispirazione. Ricordo ad esempio una volta in particolare che un altro pezzo che si chiama Snake's Old Man deriva da un racconto che mi fece una mia ex suocera. Parlava di un signore anziano che quando lei era giovane aveva questa mania di stare nei canali delle zone, insomma i campi coltivati che ho vicino casa, e giocava con le bisce, coi serpenti, per spaventare i bambini che passavano, insomma, di lì con la bicicletta, fra cui appunto questa mia ex suocera. Ma questo racconto poi mi piacque così tanto che mi inventai questa storia di questo tizio che viveva con i suoi serpenti che allevava per trarne del veleno, per trasformarlo in elisir di lunga vita, eccetera, e che a un certo punto, per a causa di una siccità, di una carestia, dovette darsi volontariamente in pasto ai suoi, chiamiamoli così, figli, per poterli appunto sfamare. Poi lì, vabbè, c'è tutto un discorso che io stratifico, vari messaggi sotto queste immagini, e in questo caso, vabbè, le generazioni che si danno, si regalano, si danno in pasto alle altre, una sorta di continuità fra padre e figlio, eccetera. E tutto frutto, ti ripeto, del fatto che a me piace molto raccontare storie e sono un appassionato di storie locali, soprattutto. Infatti, probabilmente fra le prossime cose che scriveremo come Circolo Witches c'è tutta un'epopea legata al culto della morte, che è molto vivo in Campania, le ricerche ad esempio di Ernesto De Martino in Basilicata e nella Puglia. Affonderò un po' le radici su tutte queste cose qui. Davvero interessante. Poi cioè è bello confrontarsi con tantissime persone che hanno comunque un'estrazione culturale anche importante, come nel vostro caso, come nel caso di Andrea, Fabio, Mario. Ragazzi, mi ha dato uno spunto Mario nella sua disquisizione, poi voglio sentire anche un po' te nello specifico, Mario. Il rock e poi il metal sono nate come forma, anche il punk ci metto in mezzo, sono nate come forma di ribellione, come un momento di rottura rispetto a quello che era, c'è anche delle forme di protesta tra virgolette sociale, no? Per voi questa cosa è ancora vera? Cioè sentite ancora il metal, il rock come un modo di uscire fuori dagli schemi, sapendo che siete comunque già fuori dagli schemi, perché chiaramente siamo una nicchia, quindi non facciamo parte del mainstream facendo questo genere. Andrea? Intanto io sono metro e misura dell'universo, quindi strani sono gli altri e non io. Bellissimo. Quindi, preso questo piccolo particolare, no, non la vedo così, perché per me è normale che si trattino certe argomentazioni nel metal. Fossimo un gruppo che fa pop, ci faremmo una canzone che parla di un ombrello e di quanto è bello il mio ombrello. Poi, se fossimo di colore, carucce, faremmo un sacco di soldi. Però quest'ultima affermazione la condivido parecchio. Però tolta questa qua, che è una battuta stupida, sia chiaro che a me una bella ragazza è una bella ragazza, basta che non è viola, che potrebbe avere qualche problema di salute. Ma magari potrebbe venire da un pianeta lontano. Tolto questo piccolo particolare, per me è normale che nella musica rock metal si parli di qualcosa che per qualcuno può essere anche di disturbo o l'espressione massima di una cosa che può essere vista come estrema, ma di base
fare metal o rock non è fare musica semplice. Comunque devi avere un certo tipo di bagaglio alle spalle, sia tecnico che comunque di gusto, perché sennò fai solo rumore di base. È normale che poi uno esprima delle complessità che ha dentro, perché non ci trovo nulla di così anormale o che debba essere visto come una cosa di nicchia o strana, cioè solo il metal si occupa di questo. No, è strano che anche gli altri non lo facciano e mi parlano di un ombrello. Fabio, cioè, oggi va di moda la trap del cazzo, no? Che parlano fondamentalmente di droga e di stuprare ragazze e soffitti. Ma l'ha fatto Jim Morris, l'ha già fatto Jim Morrison probabilmente. Ma quello non era a favore dello stupro delle ragazze, lui si voleva solo stuprare il padre e la madre, dai. No, sto scherzando, ovviamente la mia era una battuta. Cioè, prima di lui c'era Freud pure, però cazzo è ancora visto come un genio. Questi sono temi di cui bene o male si è sempre parlato. Fabio, tu come la vedi? Secondo te il rock è protesta, è uno strumento diverso o è semplicemente un modo diverso di esprimere un linguaggio che è quello delle proprie emozioni? Secondo me il rock è libertà, quindi poi ognuno esprime quello che si sente. E vivendo in una società difficile, problematica, quasi sempre poi sono le tematiche sono quelle di disagio. Certo, capisco perfettamente quello che vuoi dire. Mario, vedo intanto un po' di gente che commenta, non siamo normali, come dice Andrea, sono gli altri anormali. Saluto il buon Pasquale che ha sempre quel permettimi un attimo, te ti sembra normale che uno va in giro con il cavallo dei pantaloni alle caviglie? Questo è... ne vogliamo parlare, ma io mi preoccupo, guarda, più dei risvoltini magari. Tu la pensi al cavallo alle caviglie e i risvoltini? Mario, aiuto. No, vabbè, il concetto di normalità mi ha fatto sempre un po' così sorridere, perché ecco, siamo, come diceva bene Andrea, noi siamo il metro di giudizio di noi stessi e dell'universo. La normalità è un concetto statistico e aderisce a quello che è grosso modo la maggioranza. Se noi restringiamo l'ambito del discorso ai metallari, noi siamo normali come metallari, abbiamo capelli e barbe, vestiamo di nero, se vogliamo siamo anche banali come metallari, perché insomma siamo come tutti gli altri. È una questione di, appunto, di ambiti dove ci vogliamo esprimere, dove vogliamo esprimere noi stessi mediati da quello che sono i nostri modi di espressione. Però ecco, anch'io quando ero piccolo e avevo tanta rabbia e non riuscivo a capire perché mi sentivo a disagio in mezzo a tanti altri, tutti cuoricini, tutti stronzetti, le boy band, eccetera. Quando ho ascoltato, ecco, i Nirvana all'epoca, è stato il primo gruppo forse che ho ascoltato, ho detto, sta cosa mi ci sento a mio agio, e non perché volessi fare il maledetto. Se avessi voluto fare, ecco, il reietto, mi sarei drogato semplicemente, cioè c'era tutta la roba a disposizione in quegli anni. Ma semplicemente era una cosa che riusciva a farmi vibrare, che mi dava una ragione d'essere, ecco, perché poi il rock è diventato questo, cioè è stato il modo per trovare il mio posto all'interno di questo grande caos che è il mondo, dove tutti bene o male hanno un ruolo più o meno inserito nel sistema. E il rock è quello che ti dà la possibilità di esprimerti secondo quelle che sono le tue emozioni. Poi chiaramente c'è una moda anche nel metal, c'è una moda anche nel rock, noi non siamo assolutamente al di fuori di queste cose, poi soprattutto se facciamo un discorso discografico peggio ancora, ma io credo che il modo più bello di vivere il metal, di vivere in generale la musica, è quello di ascoltarla secondo
la propria inclinazione, secondo la propria vibrazione, e cioè che so, il gruppo di trend più di trend adesso quale potrebbe essere, non lo so, Avenged Sevenfold, a me fanno cagare, eppure il metallaro medio della fascia d'età, che so, che c'ha 25 anni, sbava per gli Avenged Sevenfold, a me non piacciono. Ma così come magari non mi possono piacere tanti gruppi storici, i Manowar, tanto per dire, sì, sono belli, ma non è che mi strappo i capelli se fanno un album e lo devo avere assolutamente, no, perché io mi sento libero, e così dovrebbero essere i metallari, liberi. Una volta era bello, insomma, azzuffarsi pure fra i metallari per i dischi, per le cose, però era una cosa che mi è piaciuta, ma fino a un certo punto, perché per essere metallaro tu non è che devi ascoltare il gruppo più inculato del mondo, i ti cago in bocca e poi ti do fuoco, cioè devi ascoltare quello che ti piace, poi chiaramente, guarda, insomma, ognuno lo interpreta la sua maniera. Stai scoperchiando un vaso di Pandora, perché da qui potrebbero partire 50.000 domande. Potrebbe partire una discussione in cui potremmo prendere tutti i randelli, fra l'altro, ma non perché mi trovo in disaccordo, anzi mi trovo in assoluto accordo rispetto a quello che stai dicendo. In realtà volevo un attimo entrare, fare un passaggio che è doveroso, perché hai prodotto con i Circle of Witches l'ultimo album, che è Natural Born Sinners, dove dentro ci stanno tantissimi brani che parlano appunto di ribellione, esempi, no? Figure come per esempio quella di Giordano Bruno che hai citato e di cui fra poco avremo un assaggio. Mi chiedevo appunto innanzitutto come mai la gestazione è durata così tanto di quest'album, perché mi pare di aver letto che è stato un qualcosa di pesante nella vostra produzione, sia come collaborazioni, sì, ma anche come gestazione. E poi volevo sapere che cosa, nello specifico, che tratti hai dato a Giordano Bruno prima di ascoltarla. Allora, per quanto riguarda la produzione, noi abbiamo avuto dei grossi problemi con il produttore. All'epoca noi avevamo nel 2000, è uscito nel 2014 l'album precedente, Rock the Evil, con un'etichetta slovena che poi, insomma, è un po', come dire, il gergo tecnico, svampata. E quindi vabbè, la promozione di quell'album è andata così un po' a fasi alterne. Alla fine del 2015 noi stavamo collaborando con un management che ci ha portati in Russia e a un certo punto, vabbè, il nostro manager ci disse sì, dobbiamo continuare a lavorare così, bellissimo, siete fighissimi, ok. E noi tranquilli cercavamo serate, vedevamo di suonare il più possibile. A un certo punto però disse, ragazzi, e questo certo punto significa dopo 2 mesi, e quindi alla fine quasi del 2015, ci disse, ragazzi, abbiamo bisogno del disco. E ce ne parlo quasi come se tutto il mondo della discografia, tutto il mondo metal stesse aspettando sto cazzo di album dei Circle of Witches, per cui dovevamo fare per forza st'album. E vabbè, non avevamo, anzi avevamo forse un pezzo, più o meno una bozza pronta, tant'è che noi novembre-dicembre scrivemmo tutto l'album, arrangiato, eccetera, e siamo andati nello studio di registrazione che era del nostro ex, chiaramente, manager e produttore. Registrammo tutto, vabbè, a parte un po' le condizioni in cui siamo stati lì, perché praticamente... questo produttore che lavora tra l'altro con gruppi grossi a noi ha riservato evidentemente un trattamento speciale per noi cazzoni, e noi siamo stati lì per un totale forse di 15 settimane siamo stati, ma abbiamo lavorato per 10 giorni più o meno, va?
a registrare le varie tracce. Questo perché noi siamo arrivati lì nel fine settimana convinti di iniziare a lavorare. Siamo arrivati tipo il giovedì, se non ricordo male. Venerdì e sabato questa persona è scomparsa. Siamo rimasti nello studio, cioè praticamente nell'appartamento accanto allo studio di registrazione. Una situazione poi veramente, veramente grottesca. Tra l'altro sul lago di Como, nufridde pazze, umidità di merda. Io non sono un appassionato dei climi caldi, per carità, però l'umidità veramente non ti permette di fare certe cose, soprattutto non ti permette di suonare. Siamo rimasti 2 giorni senza nemmeno la bombola del gas per poter riscaldare l'ambiente, e quindi stavamo sul lato dove non batteva mai il sole del lago di Como. Però vabbè, si presenta questo tizio domenica in serata verso le 10, e noi avevamo anche cenato e stavamo a cazzeggio a bere fuori. A un certo punto ci arriva la telefonata: no ragazzi, adesso dobbiamo registrare subito subito, dai forza, operativi. E visto che chiaramente noi non è che stavamo lì in vacanza, malumori già abbastanza alti, ma siamo andati a registrare, abbiamo iniziato così e siamo andati avanti i vari giorni a fasi alterne, esattamente così, cioè che senza avere un piano. Cioè questo, quando si svegliava la mattina potevamo registrare e facevamo delle session infinite di registrazione, le parti di chitarra, poi le parti di batteria, il basso eccetera. A un certo punto, guarda un po' che sorpresa, non eravamo riusciti ad arrivare alla fine insomma di tutto il lavoro, tant'è che io avevo registrato forse solo una parte di voce, tutta la parte strumentale, ad eccezione degli assoli, cioè la chitarra solista, era finita, e quindi siamo dovuti tornare giù. Fra una cosa e un'altra, sono ritornato sempre nel 2016, a marzo, però questa volta noi avevamo iniziato a registrare a gennaio, e poi sono risalito a registrare le voci e le sovraincisioni, insomma tutto quanto, a marzo. Dopodiché sono di nuovo tornato giù. Rimanevano ancora le chitarre soliste da registrare, e l'abbiamo fatto grazie allo studio di un nostro amico che avevamo giù da noi. Abbiamo registrato le chitarre, ma già per avere le basi su cui registrare queste benedette soliste è stata un'impresa. Perché purtroppo questa persona a un certo punto scompariva, gli mandavi messaggi, non rispondeva, telefonavi una continuazione, manco per il cazzo, e quindi vabbè, è stata tutta una cosa molto molto lunga. Insomma, per portartela a breve, noi spediamo tutto il materiale, cori, suoni vari ed eventuali e gli assoli, a maggio, dopodiché silenzio. Fra un messaggio, un altro, minacce più o meno velate, avvocati e cose varie, alla fine del 2017, quindi un anno dopo, riesco ad avere il primo master a ottobre 2017, anzi no, a luglio 2017, riesco ad avere il primo master, un primo master dove ci sono degli errori di export dal suo computer del cazzo. Mio Dio. Tu non mi stai raccontando la genesi di un disco, mi stai raccontando 2001 di sé nello spazio. Cioè, magari. Cioè, una cosa incredibile. Cioè, alla fine mi rendo conto che, insomma, poi avete fatto a botte praticamente, avete portato a casa i vostri pezzi e poi siete riusciti, dopo mille peripezie, a pubblicare l'album. No, ma poi tra l'altro la cosa ancora più triste è che io, quando ho avuto il mastering finale, diciamo, un pezzo ancora presentava delle problematiche, e questi problemi di export altro non erano che dei clip che si sentivano, cioè erano probabilmente dei problemi proprio del processore, non lo so che cazzo era successo, però frattanto si sentivano rumori di fondo, sai, come se fosse un vecchio LP graffiato dove non saltano le tracce, ma si sente quel rumorino di sottofondo, la sabbiolina, la polvere nei solchi. Essendo però un CD, insomma, era un po' inaccettabile questa cosa. E ti devo dire, io l'ultima volta che ho parlato con questa persona, gli ho chiesto quest'ultima traccia, non me l'ha mandata, e me l'ha dovuta spedire, praticamente rubandola, uno dei suoi collaboratori con cui avevamo registrato, a cui poi chiaramente ho fatto anche i ringraziamenti nell'album, perché senza questa persona, che è Carlo Meroni,
noi non avremmo avuto praticamente quest'ultima traccia e l'album sarebbe uscito senza, senza un pezzo, che tra l'altro è Spartacus, che è anche abbastanza lungo. E dopodiché, appunto, a fine 2000, anzi inizio 2018, io avevo quest'album e ho iniziato, sai, a preparare il book press, a preparare tutte quante le varie note di stampa, eccetera, per le etichette. E gira che tiri gira, siamo approdati alla Sliptrick Records, dopo però tipo una cinquantina di etichette più o meno grandi, che ci hanno fatto delle proposte, vabbè, abbastanza esose, perché come ben sapete per pubblicare un album ci vogliono i soldi. Yes gay. Se non hai i soldi, l'album non te lo produci, perché da una parte aggiungo pure giustamente i CD non si vendono. E questo è uno dei problemi che abbiamo tutti quanti. Andrea, Fabio, cioè, tenetevi stretti la CMI Production, perché insomma Gianluca non solo è un grande, ma come musicista, ma anche grande nel suo mondo. Io ne ho sentite di cotte e di crude, Mario, e questa è una delle cose più assurde che ho mai sentito in vita mia, sicuramente. Quella di dover addirittura supplicare e andare per vie traverse per recuperare ciò che ti appartiene. No, ma guarda, è stato un periodo di malumori continui, tant'è che appunto due ragazzi del gruppo sono saltati, perché c'erano litigi, voglia, ecco, da parte dell'ex bassista, che tra l'altro ci aveva cacciato in questa situazione perché lui lavorava con questo nostro ex manager. Però insomma aveva poi voglia di fare qualche altra cosa, di spiccare il volo, infatti ha fatto il suo gruppo, insomma ha aperto il suo progetto, in questo caso proprio progetto, perché appunto sono varie persone. Ma è stato un periodo veramente nero, non ti dico, beh, guarda, io non sapevo se dover riregistrare un album, se fare causa a questa persona, ma che tu sai bene come vanno a finire queste cose, cioè una persona, sì, magari che non ha nulla intestato, non ha nulla da perdere, tra l'altro che abita al confine con la Svizzera, per cui sai quanto cazzo se ne sbatte del gruppo, del gruppettino piccolino di merda, no, del sud, che gli fa causa, è una delle tante, figurati. Però poi alla fine è andato tutto abbastanza bene, insomma ho dovuto aspettare un pochino di tempo per mettere insieme i pezzi, cioè i soldi più che altro per produrre l'album, però insomma poi alla fine è andata bene. Quindi bene, bene. Ne è valsa la pena alla fine, nonostante infatti abbia adesso dovuto aspettare veramente tre anni per avere guarda, io non immaginavo di aprire questo vaso di Pandora toccando questo tasto, perché come tutti voi sapete, noi andiamo a braccia nel chiacchierare con le persone, non ci piace andare per schemi. Era una curiosità che avevo, perché leggo gli EPK, leggo quella che è la storia dei gruppi, perché al di là della stima del fatto che ci sono stati anche ascolti da parte mia, è chiaro che non ho questa cultura enciclopedica, ho ascoltato tutte le discografie di tutte le band che ospito, nonostante ci sia ovviamente una stima artistica e degli ascolti alla base, ma non mi sarei mai immaginato che Natural Born Sinners in effetti nasce proprio da così lontano e con queste problematiche. Ora, visto che l'abbiamo caricata così, Doc, ti chiederei cortesemente di tirare giù uno dei brani che ci piacciono di più di Natural Born Sinners, ma non il più bello, poi lascio giudicare agli ascoltatori, che è Giordano Bruno. Bella, bella. On
Giordano Bruno, grande pezzo, davvero. Beh, ho letto poi un commento di Pasquale, che è il nostro audiofilo per eccellenza, che non ha letto l'EPK, praticamente ha citato praticamente quasi tutti i gruppi di riferimento delle influenze che avete citato nella vostra pagina, quindi devo dire che Pasquale ci hai preso. Scene compiuta. Pasquale ci hai preso, e ci avete preso anche voi, Mario. Andrea, Fabio, praticamente questa trasmissione sta diventando una maratona, fra poco moriremo di vecchiaia. Di solito non andiamo mai oltre un'ora, siamo arrivati già a 1:25. Vedo di vecchiaia per me può diventare molto più facile che per voi altri. Morire di vecchiaia è un lusso. Che è un lusso, bravo Mario, questo è bello. Giusto uno scambio di battute, avrei tantissime cose di cui parlare insieme a voi, perché sinceramente tanta roba mi frulla in testa. Sarà che sarà l'alcol, o sarà che non ho un cazzo da fare stasera, per esempio cenare. Comunque vorrei cambiare un attimo, svoltare un attimo la situazione, passare da quello che fate a quello che succede in giro. Ora voglio prendere un argomento scomodissimo, e poi voglio passare al cazzeggio e chiuderla, perché sinceramente non voglio allungare troppo il brodo e annoiare chi ci ascolta. Anche tu sei sul problema della la variazione del prezzo della benzina al giorno d'oggi. Cazzo, non capisco perché pisciano, i petrolieri pisciano petrolio e noi dobbiamo pagarla 1,23 euro. È davvero un cazzo di dramma il costo della benzina al giorno d'oggi. Sì, cioè sì, ci costringe a stare in casa, ti rendi conto? E poi il traffico, c'è troppo traffico. C'è troppo traffico, l'inquinamento. È il problema più grande del meridione. E poi soprattutto, se vai a Palermo, non toccare le banane. Ragazzi, la musica live, Andrea, Fabio,
parto da voi, visto che siete stati un bel po' zitti e vi si stanno seccando i corde vocali. Infatti vedo che Andrea deve idratarle continuamente perché si stanno seccando. No, io vado avanti a... cioè praticamente bevo ormai solamente... qualcosa, ma... come si chiama? Come si chiama quella merda che si mette sulle mani? La mochina, sì. Ecco che fine ha fatto, per questo non si dà, stai cicciando tutta tu. Tu stai bevendo sì, tutta perché... la mochina. Ma mi hanno detto che sta come un whisky invecchiato 12 anni di quelli americani, quindi che non è un whisky in realtà, è una merda. Però sto cercando di farci il callo, vediamo. Se bene, non muoio... Vabbè, questa è la disciplina Trump che ha consigliato o ha proposto di testare questa cosa di bere, inalare o iniettarsi. No, lui iniettare la candeggina disinfettante. Ma, sì. Beh, tu stai testando la mucchina. Ma io la bevo. Sono un cazzo. Fondamentalmente la mucchina è alcol. Il fegato non si ferma, com'è? Hashtag il fegato non si ferma. Che ti dico che non mi ricordo da quando cazzo è che questi figli di puttana fanno la mucchina dal... No, non mi ricordo, cioè questa azienda che fa mucchina. Questa azienda che fa a mucchina, no? Ma da una vita. Poi lo fa, cioè, ci mettono un sacco di tempo a farla, prendono un sacco di roba. No? Penso 12 anni per fare questa mucchina qua, 12. 12, ecco, 12 questo... minuti per finire una bottiglia, cazzo. Grossissimi figli di puttana. Bastardi, ecco, possiamo dirlo, siamo... quasi alle 23, quindi si può dire a quest'ora sì, bastardi. Sì. Ma siete voi bastardi? Cioè, cazzo ti autoinvochi? Come se Satana dicesse mannaggia Satana? Cioè, non ha senso. Se almeno 70 gradi igienizza, va bene. O come se Cristo dicesse in culo a Cristo. Lui ogni volta lo dice perché non vede l'ora. Dio Anubi, cancellami. Bene, dopo aver assistito al crollo, alla chiusura della pagina di La Musica Non Si Ferma, grazie alle potenti forze clericali italiane, guarda che oggi sono occupati perché con le nuove disposizioni non hanno la possibilità di avvicinarsi a bambini, quindi sono in crisi disperati. Crisi di astinenza. No, vabbè, oggi sono stati ma tu ti rendi conto che loro non si trastullano nemmeno da soli perché la mano è di un anziano. Vabbè, col Parkinson gli viene bene, però. Sì, ma c'ha le rughe. Quindi o trovano... o sono dei nani che hanno la manina piccola, sai. Oppure niente. Niente, allora sto provando la stessa sensazione che avevo quando mi stavano percolando contemporaneamente Christian Ice e Edoardo dei Nanowar, che dicevano che assomigliava a Maccio Capatonda. Pensa tu, ma perché, scusa, ma guarda che è vero. Sì, lo so. Io sono Maccio. Io ho fatto il TG quarantena fino a poco fa. Questa è una parrucca. Io sono Maccio. Guarda che se tu ti rapi a zero e diventi amico di Herbert Ballerina. Ma io il mio migliore amico è l'uomo che usciva la gente. Tu non puoi immaginare quanto è complicato. Ragazzi, io ho cacciato il saluto all'uomo che non reggeva l'alcol. Vabbè, l'avrei voluto fare anch'io, cazzo. Hai avuto il coraggio. Bene, guarda, io non so se continuare a cercare di farmi chiudere la pagina o di salutarvi, oppure di passarla su un argomento serio. Non lo so, sono le 23.01, Mario, ti do una responsabilità. Se tu fossi in me in questo momento, se tu fossi proprio nei panni di Evo, diciamo... mi andrebbero stretti. Beh, probabilmente... evidentemente che io a occhio credo che ho almeno un paio di taglie in più di te, ma solo per la larghezza, Doppia X? Doppia X almeno, sì. Doppia X. Questa maglietta è doppia X, ci siamo allora. Allora sì. Allora ci siamo. Qual è la mia responsabilità? Dai, io anche allora... se sono allergico alle responsabilità.
No, vabbè, ma perché visto che negli show che fate, no, sei un po' il santone della situazione, cioè fate una quasi una celebrazione, no? Allora, quello che mi chiedo, se tu fossi in me in questo momento, esorcizzeresti la puntata e la chiuderesti con un giro di saluti, oppure proveresti a sfidare la sorte e fare un ultimo giro di domande? No, no, si sfida sempre la sorte, figurati. Ok, perfetto. Allora, Andrea, hai parlato poco fino a mo, e quando hai parlato hai fatto solo danni. Ma che cazzo, non ho detto porco Dio, non ho detto mannaia la Madonna in quella Gesù Cristo, poiché ci sanghi l'ostia. Quindi che cazzo mi stai dicendo? No, mi sono comportato bene benissimo. Guarda, hai assolutamente rispettato tutte le raccomandazioni che ti ho fatto prima di andare in diretta. Sei un esempio da seguire, infatti te l'ho detto. Spero tu sette bestemmie mi hai concesso, me ne sono mangiate 5 però. No, livello 7, tu sei andato a livello 11. Non è un problema numerico. Scherzo, no, nel senso non scherzo. Ho chiesto il numero, non la qualità. Hai ragione. Io ti ho sempre detto in privato, adesso lo dico in pubblico, che spero davvero di mettere su famiglia il prima possibile, avere un figlio per presentartelo. In modo tale che devi diventare così. Questo è il modello da non seguire. Comunque pensa che mia madre mi ha avuto per dire ai miei fratelli che non dovevano diventare come me. Vabbè. Anche questo è un disagio condiviso da tutti noi metallari, insomma. Immagino che anche voi siete stati lo spauracchio dei nipoti più piccoli, tipo non fare il cattivo, se no Mario ti mangia, o Andrea o Fabio ti mangiano, insomma, queste cose così. Sappi che mio fratello mi ha fatto battezzare la figlia grande. E alla domanda del prete, rinneghi a Satana? Io l'ho guardato e gli ho chiesto perché. Perché? Tu dammi una giustificazione. Grande. Altri livelli. Vabbè, raga, io penso che potremmo introdurre un nuovo format a breve, che sarà... Però ci tiro dentro anche Don Alemanno, ve lo dico. Voglio Andrea e Don Alemanno nella stessa pagina. Perché uno deve fare la messa e l'altro la deve accappottare. E ci siamo. Cioè, la musica live in Italia, soprattutto quella inedita, è a forte rischio, ok? Ma non tanto perché siamo arrivati in questa situazione, ma perché fondamentalmente già prima avevamo molta difficoltà a trovare spazi. Ha detto anche Mario, io ho dovuto, per poter crearmi una possibilità di utilizzare la musica come lavoro, crearmi dei side project, portare in giro altre forme musicali per poter essere più potabile, tra virgolette, e potermi garantire un certo numero di serate e sbarcare il lunario, cosa che fanno tantissimi musicisti che rispetto. Ora, secondo voi, il problema della musica live prima del Covid è la sovrabbondanza di progetti musicali che ricalcano le orme di grandi artisti del passato, altresì dette cover band, oppure la scarsa attenzione da parte del pubblico rispetto ai progetti originali? Fabio? Secondo me è un po' tutte e due, perché l'afflusso delle cover band ha abituato le persone ad ascoltare la musica che conoscono, quindi quella famosa. E c'è meno curiosità nell'andare a cercare gruppi underground originali che fanno inediti. Quindi scopriamo il cerchio bottista che è in Fabio. Scherzo. E giustamente dice salomonicamente un po' e un po'. Andrea, smetti di bere. Hai 30 secondi per dire anche la tua su questa cosa. Fondamentalmente il problema è che i gestori in generale non si rischiano più di far suonare gruppi inediti, anche nell'ambito... Che cazzo conti, i coglioni?
anche nell'ambito rock in generale. La gente preferisce andare alle cover band a prescindere, perché vede qualcosa che conosce e fondamentalmente non si trovano ad essere spiazzati. Conosco gente che tra andare a vedere gli Slipknot e una cover band degli Slipknot è andata alla cover band. Che fa molto onore a questa gente. Mario. Vabbè, è gente che sente System of a Down, che cazzo t'aspetti? Sempre politically correct, capisco anche. Vabbè, perché non sei su Facebook. Vuoi che tiro fuori il discorso Pantera, che non chiudi mai più? Troverai gente che ti brucia la casa. Storia, che cazzo, che fino al tempo l'unica cosa di buono che ha fatto è veder morire sul palco due amici suoi. Guarda, sei riuscito a far lamentare Fabio. Io Fabio non l'ho visto, non l'ho visto. Io ho rotto i coglioni. Vulgar Display of Power ha rotto i coglioni. Cristo, cazzo, capisci? Ma... Ti hanno caccato su un CD e te l'hanno venduto come fosse oro. Ma no, è bellissimo. Io guarda, l'unico album che non riesco ad ascoltare dei Pantera è Reinventing the Steel, l'ultimo. Che mi sembra una sorta di compendio di tutto quello che hanno fatto, però fatto io male. Io devo essere onesto, guarda che è l'unico disco bello che hanno fatto, è il primo, quello glam rock. Glam rock. Poi il primo. Quando facevano glam rock, che erano inutilmente inaccettabili, era meglio. Poi quando sono stati inutili e basta, scoppiazzando in giro con un produttore che gli metteva compressore a palla e quadruplicava le chitarre, allora i geni del cazzo mio, era meglio ce la chiedevi prima. Allora io stanotte non dormirò, perché da mandare è uno dei miei chitarristi preferiti, che non riuscirò anche mai secondo a me ha fatto una cosa bellissima Darlan. Marco, cioè... ok, beep Andrea. No, ecco, ma per ritornare al punto di prima, ecco, metallari, che cosa significa essere metallari? Essere così, cioè che tu anche il mostro sacro ci fa anche fa schifo. Sì, va bene. Sì. Ed è questo lo spirito. E io non mi incazzo, pure se per dire, ma su uno dei miei gruppi preferiti, perché cioè, ognuno ha le sue orecchie, insomma, va bene così, anzi, bellissimo così. Fermate Andrea. Per fermare Andrea c'è solo un modo, sparargli. E mi devi prendere bene. Allora, devi anche prendere bene. Sciogliono i palloni. No, scherzo. Vabbè, Mario, anch'io scherzo, sia chiaro. Non sui Pantera, però scherzo. Poi Mario, io cosa devo dire? Che hanno pagato un tizio per scrivere che il primo album degli Erroco era uguale a un album dei Pantera a sto punto. Devo sentire male. Tu hai pagato qualcuno per far dire sta cosa? No, qualcun altro. Hai appena ammesso che hai pagato qualcuno per dire che avete copiato i Pantera. Mi sono pagato per copiare i Pantera. Guarda che non c'è nulla di male. Anche loro hanno copiato ogni singolo riff. Perfetto. Ti amo Andrea, ti amo. Ti arriverà la mia dichiarazione insieme alla diffida dell'avvocato a riparare. Guarda, se non gli hanno chiuso la radio agiando, sicuramente. Va bene, allora io, visto che siamo arrivati a 1:38, adesso porrei fine alle salute, farei qualcosa per andare incontro alla salute mentale di chi ci sta ancora ascoltando e vedendo, perché sono diverse persone, non poche, e queste persone tutte quante condivideranno questo video, prima o poi arriverà a qualcuno, all'unico rimasto in vita di Pantera, che è Phil Anselmo, e ti verrà a sparare. No, dai, ci sta anche Rex Brown, che è un pezzo di pane. No, serio, ci sta. Allora, ti racconto così al volo un aneddoto. Un bassista, il bassista dei Well Done, gruppo di Palermo,
mi arde anche, insomma, in passato stava a New York, abitava a New York, una volta ha partecipato ad una presentazione, una clinic così, una jam di Rex Brown, e lui vabbè, è partito proprio da fan, è andato lì, si è presentato davanti a questo store tipo un'ora, due ore prima, è arrivato Rex Brown con il suo mega gorillone, un tipaccione nero enorme, 2 metri per 2, e lui ovviamente si è avvicinato per chiedergli l'autografo, la cosa. Rex Brown disponibilissimo, tant'è che ha messo lui da parte la guardia del corpo e si sono messi a chiacchierare, hanno fumato una sigaretta insieme. Rex Brown ha parlato con le lacrime agli occhi di quello che era successo e tutto quanto. Poi a un certo punto, alla fine di questa clinic, che ha fatto Rex Brown? Ha preso e gli ha dato il basso, gli ha regalato un basso, quello con cui suonava, con tanto di scritte, autografo, eccetera. Ma il bassista dei Wild Am, che saluto, c'ha questo basso, e quando me l'ha fatto vedere, cioè, a parte, beh, sai, fare quelle cose feticiste di vedere se nei pick-up, nelle cose c'era ancora la sporcizia, sai, della pelle di Rex Brown, la mano che ha stretto la mano di Diamond Darrell, ma cioè, questa cosa ti fa vedere a volte anche l'umanità e l'umiltà che si nasconde dietro a delle persone che sono tutte cattive, si spacciano per dei dannati, ma alla fine sono dei cazzoni tali e quali a noi, insomma, caghiamo tutti quanti fondamentalmente, caghiamo, sì, e pisciamo tutti quanti, quindi è questa la cosa bella. Poi vabbè, di un gruppo come Pantera, a parte Phil Anselmo, che io onestamente non sopporto, rispetto come cantante, come cosa, ma come uomo, per quello che chiaramente ne possiamo sapere, a me non piace, ma stica. Condivido questa situazione, questa considerazione per certe posizioni, altrettanto strano, vabbè, fa parte del mio DNA da ascoltatore, da musicista, da cantante, cioè una persona che ha posto dei capisaldi nella mia vita come artista. Vabbè, ma d'altronde, come dice la stampa, avete anche fatto un album che copiava Pantera, quindi sì, uguale, era questa cosa. No, guarda. È stata una perla, Mario, quella è una perla. Non lo dice la stampa, hanno pagato per farglielo dire. Hanno pagato per dirlo. Ma guarda, io sinceramente pagherei per dirlo, ma c'è qualcuno che l'ha fatto. Saluto queste persone simpatiche. Va bene, ragazzi, ci salutiamo qui, perché la musica non si ferma, ma io devo pisciare. A un certo punto o mi metto un catetere, oppure 2 ore di trasmissione non si possono reggere. Ve lo dico. Esistono i cati, Evo. Sì, esistono anche i pappagalli, però il mio è nella gabbia in questo momento. Se lo sapessi, avessi saputo prima, mi sarei organizzato. Il fatto che tu voglio urinare sul tuo pappagallo vivente non fa bene. Certo, fa di me una cattiva persona. Chiamiamola Lipu, e ti facciamo arrestare. E guarda che se viene 30 lance, l'esperto più grande che abbiamo in Italia di uccelli. Potrebbe essere un problema. Che cosa preferisci, Evo? La protezione degli uccelli o 30 lance? È come se mi chiedessi, preferisci bere un bicchiere di chiodi o un bicchiere di whisky? Ma qual è dei due, i chiodi e qual è il whisky? Ovviamente per lui il whisky è va bene, ma raga, io sinceramente in giro è pure una persona per bene, poi ti dà pure 2 carezzine. Meno male, mi dà anche un bacetto sul collo, meno male. Sono contento. Beh, sempre pronto a darti una spinta alla fine. Giusto, no? Guarda, è la spinta che in questo momento ha la mia mano, sul mouse. Cioè, sto è lì per sostenerti. Vuole essere la gruccia della tua anima. Ragazzi, prima di fermare tutto, eccetera, sì, io vorrei cogliere l'occasione per lanciare una cosa. Appena sarà finita questa merda e potremmo suonare, organizziamo, sì, una cosa tutti e tre insieme, insomma, gli Eroco, i Bastardi, i Circolo Witches, mi raccomando. Allora, questa è una ci sono pochissime persone in questo momento che ci stanno ascoltando, ma sappiate che è nelle nostre intenzioni
organizzare, non so se saranno una o due giorni o una 24 ore, però nella nostra idea vorremmo fare questa cosa, non solo con i bastardi Circolo Witches, ma con tutte le persone che abbiamo avuto modo di sentire e di coinvolgere. Non so se sarà fattibile, ma vi dico che questa cosa sarà preceduta, probabilmente, visto che siamo poche persone, sarà preceduta da un incontro all'Arma Bianca, in cui ci incontreremo tutti quanti, uno per alcolizzarci e due per metterci d'accordo sul dove, come e quando farlo. E questa è una promessa che vi faccio. Visto che ogni promessa intimi, è un debito. E soprattutto un Lannister paga sempre i suoi debiti. Ok, perfetto. Ragazzi, la musica non si ferma, finisce qui, dopo questa maratona. Domani ci aspetta un'altra maratona con altri personaggi, con altre situazioni. Vi ringrazio per la pazienza e ringrazio soprattutto la mia vescica per non essere esplosa fino ad ora. Vi do appuntamento domani per l'evento che ci riserva, ci porta in una dimensione europea, col grande Mike Terrana, con gli Stone Jesus, con Igor Sigurenko, con Eugene Timchik, con la musica degli Squeamish, con la musica dei Green Mary e con tantissimi addetti lavori che parleranno della situazione Covid. Visto che se ne è parlato poco, faremo questa cazzo di cosa. Dalle 3 fino alle 8, domani pomeriggio. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ragazzi.